Ciao da Amedeo, quello che ho qui con me è il Motorola Edge 20 Lite, uno smartphone di fascia media adatto praticamente a tutte le tasche. Partiamo dalle sue caratteristiche fisiche. Abbiamo tra le mani uno smartphone molto compatto, leggero e dal design elegante. Come vedete arriva già incasellato dentro una custodia in silicone. È disponibile in due diverse colorazioni, Electric Graphite e Lagoon Green, che niente altro stanno che per un nero strano e un verde. Il display è da 6,7 pollici ed è AMOLED con risoluzione Full HD Plus e utilizza l'HDR10 sui contenuti compatibili per rendere i colori ancora più brillanti. Inoltre il refresh rate di 90 Hz e questo renderà le applicazioni in generale e le immagini dei giochi in movimento più fluidi e ovviamente più fedeli. La tripla fotocamera posteriore da 108 megapixel ci ha veramente stupito. È formata da tre obiettivi: una fotocamera macro, una ultra grandangolare e una fotocamera di profondità. È dotata di uno stabilizzatore interno e un'apertura focale variabile di tutto rispetto. Inoltre è possibile registrare video in 4K e a 60 frame al secondo oppure in slow motion a 240 frame al secondo. La fotocamera frontale invece da 32 megapixel permette, come la posteriore, l'uso della modalità professionale, quindi di funzioni come la lunga esposizione o addirittura la visione notturna. Il processore è firmato MediaTek, si tratta infatti del Dimensity 720 ed è accoppiato ad una RAM da 8 GB. La memoria di archiviazione ovviamente è espandibile come la maggior parte dei dispositivi Motorola ed è attualmente a 128 GB. Per la connettività supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, la tecnologia 5G e addirittura l'NFC per i pagamenti. Supporta anche i principali servizi di localizzazione e anche una seconda SIM. Ultima, ma non meno importante, la batteria da 5000 mAh. Con un utilizzo medio è possibile arrivare a fine giornata senza alcun problema. Chiaramente se volete fare tante foto, tanti video e giocare, Motorola garantisce un'autonomia un po' più bassa. In generale comunque, se viene usato poco, il produttore ci dice che ben 2 giorni interi sono quello che possiamo aspettarci di durata se non vengono usate applicazioni che consumano molta energia. Inoltre è presente la modalità di ricarica Turbo Power 30, che nonostante il nome altisonante significa semplicemente che la batteria si può ricaricare in tempi più brevi. In conclusione, Motorola Edge 20 Lite è uno smartphone perfetto per chi vuole essere sicuro di arrivare a fine giornata e vuole anche avere un comparto fotografico degno di nota, possiamo dirlo, uno dei migliori per questa fascia di prezzo, senza spendere troppo. Naturalmente potete trovarlo su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e se il video è stato di vostro gradimento, lasciateci un bel pollice in su, supportate il nostro lavoro e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Se vi va, lasciateci anche un commento, ne parliamo lì. Ciao e al prossimo video!